problema è che adesso quando tirano sono spostano le tende. Diamo il benvenuto a Valentina Gramazio. Artista del progetto Retiro, musicista, compositrice, discografica, una persona dalle mille qualità che impareremo a conoscere presto. E benvenuto anche a Saverio Zinni, alla chitarra. Buongiorno a tutti, benvenuti. Valentina Gramazio alla voce, con questo omaggio al sole che noi ci portiamo dentro, come dice qualche capo tribù della famiglia del Retiro. Adesso faccio sedere, per motivi proprio tecnici, entrano i nostri curatori e gli estensori dei testi critici, quindi Maria Elisa Leone e Giovanni Ronzoni. Silvia Verico e Massimiliano Porro. E poi chiamo qui sul palco, per un saluto istituzionale, Don Matteo Moda della comunità Mami e il presidente della commissione cultura del comune di Varese, in rappresentanza del sindaco Francesco Spatola. Bene. Grazie mille, innanzitutto a Carla Tocchetti e al gruppo Retiro per questa proposta, che è la prima dopo il lockdown che attiviamo nel Battistero di Verate e come anche comunità pastorale Maria Madre Immacolata, in collaborazione anche con il Comune di Varese e con la Fondazione Comunitaria del Varesotto. Certamente è un tempo questo
che ci aiuta un po' a riflettere. E è un tempo le cui immagini difficilmente possiamo dimenticare, anzi non devono essere dimenticate, ma ci devono aiutare anche a riflettere su quale umanesimo stiamo costruendo noi come società e come comunità. Perché, come ha detto Papa Francesco esattamente il 27 marzo scorso, e la memoria di quella piazza San Pietro vuota ci rimarrà per sempre, ha detto: noi credevamo di vivere in un mondo sano, ma in realtà stavamo abitando un mondo malato. E lo stesso Papa ci continua a richiamare a una ricostruzione di un nuovo umanesimo. La bellezza della nostra comunità pastorale è il fatto che Retiro è il primo progetto di riflessione su questo tempo del lockdown, ma anche di riflessione di nuovo umanismo. E la nostra comunità, con le sue molteplici sfumature e feste, attiverà altri diversi momenti di riflessione nelle varie feste patronali che si susseguiranno in questo mese di settembre e ottobre. E quindi ringraziamo già adesso per questa opportunità i curatori della mostra, del Comune e la Fondazione Comunitaria dell'Aresotto, per questo primo momento di riflessione che ci aiuterà a costruire un nuovo umanismo e una nuova umanità a partire dalla nostra città. Grazie. Io porto ben volentieri il saluto del Sindaco Galimberti, dell'Amministrazione Comunale di Varese, del Consiglio Comunale, della Commissione Cultura che presiedo, e segnalo che il Sindaco sarebbe ben volentieri stato partecipe di questo evento, ma si è concesso qualche giorno di vacanza dopo Ferragosto e deve rientrare tra pochi giorni, quindi non ha potuto partecipare, ma è presente, oltre che col pensiero e in spirito, con un pensiero scritto che mi permetto di leggere. È per me un piacere vedere finalmente ripartire la programmazione culturale promossa dall'Associazione Beautiful Varese al Battistero di Velate. Il palinsesto Immaginari 2020, dedicato ad arte e scienza, di cui questo è il primo evento, l'evento introduttivo, è stato completamente ripensato durante il lockdown imposto dalla pandemia. Delle 5 esposizioni originariamente in programma, infatti, 3 saranno realizzate quest'anno, 2 sono spostate al 2021. Ma è sulla nuova mostra che precede Immaginari che mi vorrei concentrare. Ritiro ciò che allontana, avvicina. Un progetto di arte partecipata che ha richiamato 65 artisti delle diverse regioni d'Italia e anche dall'estero a riflettere sui temi della solidarietà e di quanto abbiamo vissuto negli ultimi difficili mesi. Una sorta di manifesto, quindi, per la ripartenza, di cui tutti noi abbiamo ora più che mai bisogno. Come amministrazione comunale non possiamo che incoraggiare iniziative di questo tipo, capaci di lavorare sull'arte e sulla cultura, per renderle strumento di rilancio di tutta la città e dell'intero Varesotto. Questo è il pensiero del Sindaco, cui mi permetto di aggiungere qualche considerazione personale. Constato che questa è la prima mostra che teniamo a Varese dopo il lockdown e come segnale vero di ripartenza, segnale vero perché parte da quella concentrazione interiore che il lockdown ha obbligato ad avere, ma che io credo sia una dimensione naturale per gli artisti, e questa è proprio l'occasione per esprimerlo. Ho avuto modo di constatarlo visitando sommariamente la mostra, ma poi sicuramente con gli interventi dei curatori e dei critici ne avremo una ancora migliore cognizione. Ma è un modo di riscoprire se stessi, il rapporto con il mondo e con gli altri, che riguarda tutti noi, come ricordava anche Don Matteo prima, richiamando il nuovo umanesimo di cui abbiamo bisogno, ed è anche un impegno. L'amministrazione comunale varesina ci ha tenuto di approfittare dell'estate, in particolare degli spazi aperti che consentono una maggior partecipazione, per ripromuovere eventi, ce ne sono stati più di 100 e vanno ancora a concludersi a settembre, tantissimi eventi che hanno visto come protagonisti i soggetti culturali attivi a Varese e il pubblico che voleva, poteva
intendeva partecipare, ecco, una partecipazione corale sia da parte di chi promuove cultura che da parte di chi la fruisce in un dialogo continuo, perché senza un pubblico non esiste, credo, nemmeno la creatività degli artisti, che ha in questo momento, in questa occasione, in questa mostra, un nuovo importante episodio. E mi fa piacere ricordare che è a Velate. Velate è uno dei centri di Varese, perché Varese non ha un solo centro. La caratteristica di Varese, ci sono tanti forestieri qua presenti e avranno modo di constatarlo, anche se purtroppo la giornata di oggi non è il meglio, perché il sole non risplende, salvo nella canzone che abbiamo ascoltato, però tornerà sicuramente a risplendere, magari anche in modo più fresco e più godibile rispetto alla calura estiva. Ma Varese ha tanti centri, è la sua caratteristica, Velate è uno di questi, è uno dei più belli, e ha questo gioiellino che è il battistero nel quale è collocata la mostra. Valorizzarlo vuol dire valorizzare la città, ma vuol dire valorizzare la comunità a cui noi tutti apparteniamo. In questo quindi non soltanto vivo apprezzamento per l'iniziativa che ha l'associazione Beautiful Varese di Carla Tocchetti, ma anche gli artisti che qui hanno voluto intervenire. Ho avuto il piacere di parlare prima con la prima organizzatrice Maria Lisa e poi anche con Ronzoni. È un piacere per noi e un vivo apprezzamento, ma anche un ringraziamento, perché in questo modo davvero fate un grande omaggio alla città di Varese. Grazie ancora. Grazie, mentre accompagniamo con il nostro applauso la discesa del dottor Spatola e di don Matteo Moda, ringraziamo anche la Fondazione Comunitaria del Varesotto che appoggia e sostiene questo programma al Battistero di Velate. Ringraziamo il Parco Regionale del Campo dei Fiori che ci aiuta dal punto di vista della comunicazione anche transfrontaliera. Noi siamo qua a circa 20 km dal confine svizzero. E vorrei ringraziare anche Don Adriano, che è il parroco storico di Velate. Passerei subito la parola, organizzerei questa nostra chiacchierata con la coppia dei due curatori che hanno avuto l'idea, Maria Lisa soprattutto l'idea, e poi hanno organizzato questo progetto davvero incredibile. Sono tante le cose che si potrebbero dire. Dal mio punto di vista, l'onore di poter ospitare a Velate Varese, la prima tappa di un tour che auguro lungo e di grande successo attraverso le regioni che vorranno ospitare appunto questa manifestazione. E successivamente vorrei anche dire che è stata una grande emozione riconoscere la creatività, come nasce la creatività rispetto a un tema molto forte che noi persone comuni facciamo ancora fatica a elaborare. Gli artisti erano già sul pezzo in marzo, in aprile, e ci hanno donato queste loro riflessioni. Quindi è veramente un momento straordinario anche per considerare come nasce il pensiero artistico e che finalità può avere, quindi l'utilità dell'arte come messaggio non solo estetico ma anche di arricchimento sociale. Non dico molto perché ci sono tante voci ed è giusto dare a loro la precedenza, quindi Maria Lisa Leone di Crema e Giovanni Ronzone di Lissone, due capi tribù che si sono organizzati, diciamo, per questo progetto di arte partecipata, quindi un progetto che è un corpus unico, non è una collettiva, è un progetto che rappresenta una forma particolare di arte contemporanea. Benvenuti a tutti. È stata una bellissima sorpresa quando Carla Tocchetti, visto questo materiale e avendone avuto la possibilità di conoscere anche i contenuti, ha invitato il ritiro qui a Velate per la sua anteprima. E noi siamo veramente felicissimi di poter fare qui questo battesimo in un fonte battesimale, perché è il luogo che ci ospita un battistero. Quindi
che dire, molti credo abbiano già visto la mostra, è piena di parole, piena di pensieri, è piena di riflessioni e piena anche di pensieri che possono leggersi profondamente col tempo. Non si esaurisce mai in un primo momento quello che un'espressione così intensa e così eterogenea riesce a portarci. Quindi avrete visto, avrete letto le parole ricorrenti, alcune sono ricorrenti, e sono il silenzio, e sono l'isola e quindi l'isolamento, ma sono anche pensieri di possibilità di vedere qualcosa oltre, ma insieme agli altri, non da soli. Quindi il ritiro che ogni artista ha vissuto in questo mio invito, che poi si è trasformato in una collaborazione che avrete colto, è veramente, come diceva anche Carla, raccoglie due tribù, due luoghi geografici, ma due luoghi interiori anche. Quindi questo ritiro che ogni artista ha vissuto, e gli artisti vivono il ritiro in modo abbastanza frequente, perché è un po' il nostro modo di essere, quello di isolarci per poter poi però dialogare. Quindi chiusura, apertura, è un respiro il ritiro, e lo è anche in questo senso, cioè è un grande respiro quello che si può cogliere stando a contatto con tutti i mondi che questa grande comunità esprime. Ci sono tantissime cose che di cui possiamo parlare, mi farebbe piacere anche che il dialogo nascesse con voi. Giovanni fa parte, è un padre della tribù, diciamo, più nordica, perché lui è collocato là, ma Giovanni ha raccolto immediatamente questa mia, come dire, invito, ed è stato subito attivo fin dall'inizio per coinvolgere una partecipazione nazionale e non solo, perché Giovanni conosce tanti artisti che sono collocati in varie zone, regioni d'Italia. Quindi il ritiro ha preso questo andamento, questo senso di viaggio nel viaggio, e oggi è la partenza anche di un secondo viaggio, forse di un terzo. Quindi siamo tutti in viaggio, e penso che così possiamo riflettere insieme su tutto questo bellissimo materiale che ci ha emozionato veramente tanto, e continuiamo a emozionarci ogni volta che ci avviciniamo alle opere. Buongiorno a tutti, grazie della presenza, che omaggiate questo straordinario battesimo, come si diceva prima, del battesimo, il ritiro battezzato in un luogo preposto. Detto questo, riprendo un po' quello che è il discorso del ritiro, questa telefonata con Marilisa, che, come ha detto, ho aderito subito, mi sono messo subito in movimento per coinvolgere e contaminare tutti i miei amici del territorio nazionale e anche alcuni stranieri, perché ritengo che non come ora ci si debba aggregare. Io ho anni che continuo su questo concetto della tribù, no? Perché ormai nel 2020 non possiamo più essere soli sulle nuvole e poi scendere magari ogni tanto, no? Dobbiamo scendere, ma poi dobbiamo aggregarci e fare una sorta di tribù che possa condividere pensieri anche diversi, viva Dio, perché quando siamo stati qui la prima volta a fare sopralluogo prima delle vacanze, che ognuno, avevamo visto le fotografie, ma le abbiamo svellate, è veramente la pelle d'oca, ma veramente al limite del pianto, di gioia, ma di emozionalità, perché ogni lavoro era diverso dall'altro,
con invenzioni che io mai avrei immaginato, no? Quindi è stata anche una mia ricchezza, e quindi questo è un grande segnale, cioè l'arricchimento attraverso l'applicazione e la conoscenza di altri autori che, come si diceva, si lavora nel silenzio, eccetera, eccetera, però ci deve essere il gesto della portare alla conoscenza quello che è il tuo intimo pensiero che applichi nel fare il tuo sistema arte. Poi c'è stata la seconda 30x30, dove il primo è stato il gesto, il secondo il pensiero poetico, no? Perché io ritengo che a prescindere che uno sia un poeta o non poeta, ogni autore ha, nel momento in cui applica il suo pensiero, ha certamente un incipit di pensiero, e quindi ci è voluto poco trasmigrare il pensiero legato al lockdown sulla seconda cartella 30x30. Detto questo, ieri abbiamo avuto una giornata piuttosto intensa nell'allestire questo luogo, preventivamente fatto un progetto di massima da me, così per avere una traccia, quindi organizzarsi il giorno prima, e ieri abbiamo scaricato le nostre tensioni sino alle 9 di sera, ma ci siamo anche divertiti, credo, no? Perché poi vederli rappresentati come era stato pensato nel progetto, accidenti, che emozione, veramente è stata un'emozione straordinaria, e credo che questo ho avuto modo, per grazia, di fare altre cose legate a questo concetto di aggregazione, no? Perché sono molto molto convinto di questo fatto, che dobbiamo lavorare in tribù, non possiamo essere soli, non si va più da nessuna parte. E poi, cosa importante, a parte il nostro fare arte e letteratura, poi ci vuole un altro sistema. L'altro sistema è questa donna straordinaria che abbiamo incontrato, veramente, che ha una capacità di raccontare, no? Lei racconta, e poi ha anche una grande modalità di essere presente sui social, perché come lei dice ed io dico, siamo veramente sullo stesso allineamento, oggi la comunicazione, ma deve essere fatta bene, è un veicolo di portare alla conoscenza, cioè oggi dico bisogna essere www, se non sei www, ci sta. Però se hai intenzione di portare alla conoscenza quello che tutti noi facciamo, bisogna fare questo sistema, no? E Carla, diciamo, è l'eccellenza, un diamante di altissima caratura. Ti ringrazio per le parole alate che hai speso nei miei confronti, ma la cosa vera che è importante sottolineare è che in questo progetto è stato chiesto e valorizzato un intervento di comunicazione particolare. Questo perché è un nuovo modo di fare arte, quindi la parte della comunicazione non è più un qualcosa che se c'è tempo si fa, magari sì, magari no, come possiamo, ma è stato voluto fin dall'inizio in maniera molto consapevole. Valentina Gramazio e Saverio Zinni, grazie ancora per l'intermezzo che ci donate. Beh, l'arte e comunicazione è anche grande amore da parte sia di chi la fa sia da chi la riceve, e vogliamo dedicare al ritiro questo brano bellissimo di Antonio Carlos Jobim che si chiama Eu sei que você amare. Por toda a minha vida vou te amar.
En cada despedida vou chamar desesperadamente e sei que vou chamar e cada verso meu será pra ti. Vou chorar a cada ausência tua, vou chorar, mas cada volta tua dá pagar. O que essa ausência tua me causou e céu que vou sofrer. Por toda a minha vida, io so che ti amerò, per tutta la mia vita ti amerò, ed ogni lontananza ti amerò, e in ogni senza una speranza io so che ti amerò. Senza piangerò, ma il tuo ritorno mi ripagherà del male che l'assenza mi farà. Io so che soffrirò la pena senza fine che mi dà il desiderio d'essere con te per tutta la mia vita. Per tutta la mia vita, per tutta la mia vita. Riprendiamo la postazione ringraziando Maria Elisa Leone per averci presentato in anteprima Valentina Gramazio, che è anche autrice del Crema Jazz Festival. Lo dico per chi ha voglia di organizzare qualche jazz festival qui a Varese. Grandi nomi e la musica che si lega all'arte, attraverso anche Maria Elisa. Ecco, benvenuto Max, molto piacere di vederti. Scusate, allora vi riporto qui nella postazione della sanificazione microfono per dare la parola a Silvia Merico, artista del ritiro, e poi è autrice di, è studiosa d'arte, è autrice di uno dei due testi critici che trovate nel grande foglio di sala che era posto sulla vostra sedia. L'altro testo invece è di Massimiliano Porro, anche qui una collaborazione a distanza, perché la cifra di questo progetto è stato essere uniti su un obiettivo, anche se c'era l'impossibilità di vedersi personalmente, quindi Silvia da Crema e Massimiliano da Como. Passo il microfono e la parola a loro due. Io mi aggancio a una parola che ha utilizzato prima Maria Elisa, ha detto si è trasformato, ritiro si è trasformato. Ho seguito fin dall'inizio questo progetto che così nasce, è nato proprio da un'idea di Maria Elisa, ma mi piace sottolineare e verificare adesso che il ritiro è diventato qualcosa di più somigliante a un fenomeno naturale, quasi a un evento atmosferico, come se fosse una mareggiata, un maestrale che si abbatte sulla costa o una piena di fiume, perché è riuscito veramente ad intercettare tante forze artistiche che forse erano inaspettate all'inizio. E mi piace sottolineare, proprio lo voglio fare, che il ritiro è tutt'altro che un evento intellettuale da salotto.
Quindi, come loro hanno già anticipato, è bello notare che l'arte contemporanea, malgrado non si possa così definire in un movimento o in una serie di movimenti, perché abbiamo visto appunto anche da questa esposizione che ci sono tante voci molto diverse e che pure parlano tutte allo spettatore. Quindi l'arte contemporanea è tutt'altro che un'arte di disimpegno, un'arte molto impegnata, un'arte che subito ha saputo raccogliere un invito a raccontare qualcosa che c'era nell'animo e nel cuore degli artisti. E sono riusciti a farlo e a realizzare una narrazione molto diversa dalla narrazione separante che stava facendo il mainstream, che tra l'altro così autorizzato dalle voci che contano, da quelli che ne sanno e che quindi ci hanno tutti così quasi magnetizzati davanti ai computer, ai televisori. Ecco, invece c'era sotto traccia qualcosa che si muoveva, si è mosso molto bene, e io, anche a me viene la pelle d'oca in questo momento se ci penso, perché poi appunto con l'aggancio al mondo di Giovanni, e qui siamo davvero di fronte a un fenomeno atmosferico quasi, e che viaggerà. Quindi questo è il primo battesimo, ecco, la prima tappa, ed è bello perché questa tribù che si sta muovendo e che Marilisa cerca da almeno 30 anni di far muovere, perché lei ha sempre cercato di raccogliere, a me piace qui testimoniarlo perché io c'ero, ha sempre cercato di far muovere gli artisti insieme, senza così che si confrontassero malignamente, cercando di costruire delle energie, e nel cortile del nodo dei desideri si creavano. Però in questo momento questa cosa sta volando e io sono troppo felice di essere qui a notarlo e a testimoniarlo. È bellissimo perché l'arte, e questo mi piace sempre dirlo, è una forza primordiale, è una forza che ci trascina, produce bellezza, e noi davanti alla bellezza relativizziamo noi stessi, mettiamo da parte le paure, le angosce, le timidezze, e diventiamo qualcosa di più grande proprio davanti alla contemplazione. Un'ultimissima cosa, poi lascio il microfono a Massimiliano. Sottolineo anch'io che il livello artistico è altissimo ed è una cosa piuttosto straordinaria, perché mi capita spesso di vedere mostre collettive, anche se questa non è una mostra collettiva, mostre dove c'è l'apporto di numerosi artisti. Ecco, difficile vedere davvero una caratura artistica così elevata. Ognuno ha portato un diamante, una perla, qualcosa di molto prezioso che ci fa entrare, un ingresso in un mondo poetico, e qui i mondi poetici sono davvero tanti. Buona mostra a tutti. Grazie. Commoventi queste parole, Silvia, davvero ci hanno toccato molto nel cuore. Massimiliano Porro, docente di storia dell'arte e critico, ha scritto appunto il secondo testo che leggete nella brochure di sala. Grazie Carla, buongiorno a tutti. Anch'io dirò due parole di introduzione sulla scorta dell'emozione, che è un po' la parola che ci collega l'uno con l'altro, noi con gli artisti col mondo. E l'emozione che ho sentito da Giovanni nella telefonata che mi fece qualche mese fa per presentarmi e per coinvolgermi in questo progetto, l'ho ritrovata oggi ancora in maniera forte nelle parole, anche che arrivano dal cuore di ciascuno di loro che ha parlato prima di me. L'ho sentito veramente forte questa idea, perché l'arte, se ci pensate, sempre e deve essere emozione, che sia positiva o negativa, deve essere una manifestazione di uno stato d'animo. Il rischio nel periodo del lockdown era quello che si diventasse dei ricci, ci si chiudesse dentro noi stessi senza riuscire a raccontare davvero quello che si provava. Ma l'artista, fortunatamente, come anche scritto nel testo, ma come incontro ogni volta che parlo con un artista vero, è quello di essere un ponte con gli altri, un ponte col mondo, un ponte
con tutto quello che lo circonda, perché altrimenti se si chiudesse nel silenzio totale non ci sarebbe più comunicazione, non ci sarebbe più emozione, non ci sarebbe più bellezza, che è quella che poi incontreremo guardando le decine di opere che sono state create. E la bellezza ancora di più di questo evento, di questa mostra, è il fatto che tutti si sono messi sullo stesso piano, senza differenze di sorta, ma con la differenza di essere l'uno distante dall'altro da un punto di vista di emozione e da un punto di vista anche di distanza proprio chilometrica, così come è stato sottolineato anche prima, perché poi ognuno di noi arriva da un luogo diverso. Ma questo luogo poi, a causa di quello che è successo, che purtroppo non è ancora passato, ci ha resi tutti simili. E l'arte ci dice questo: siamo simili in questa situazione, non possiamo davvero voltare lo sguardo e non guardarci in faccia e non cercare di collaborare. E l'idea della tribù di cui si parlava prima, in cui soprattutto Giovanni cerca e Maria Elisa cercano proprio di battere il chiodo, diciamo così, è proprio l'idea di metterci l'uno in gioco nei confronti dell'altro, nei confronti del mondo, collaborando, cooperando e creando sempre questa bellezza, perché poi alla fine, ripeto, l'arte davvero punta a questo. Quindi il fatto di essere tessere di un mosaico, che è un po' a riferimento anche al testo che trovate sulla brochure, è un po' il messaggio finale che vi lascio. In questo aforisma si dice: isolato il pezzo di un puzzle non significa niente, è semplicemente domanda impossibile, sfida opaca, ma se appena riesci, dopo molti minuti di errori e tentativi, o in un mezzo secondo prodigiosamente ispirato, a connetterlo con uno dei pezzi vicini, ecco che quello sparisce, cessa di esistere in quanto pezzo. Allora questa straordinaria unità di intenti lanciata da questa mostra è davvero, e può essere davvero, il punto d'inizio per un cammino che deve continuare, affinché tutto quello che è successo sia di monito, sia un memento che continui, perché davvero non ci dimentichiamo di quello che abbiamo passato e che possiamo continuare a raccontarci. E concludo dicendo: quello che è stato fatto da Giovanni, da Maria Elisa, da Carla e la partecipazione degli artisti, lo vedo come un grandissimo atto di coraggio. In un momento di paura, di sconforto, di terrore, perché questo è, non possiamo nasconderci, di pianto, perché quello è stato fatto, purtroppo, quello che abbiamo subito, questo è stato un atto di coraggio, di non nascondersi, ma di uscire, con o senza mascherina, ma di uscire da un punto di vista proprio di sentimento, di animo, di cuore, per raccontare il proprio vissuto. Ed è questa la cosa più bella che questo progetto ci sta raccontando, e che l'auspicio davvero è che continui a raccontarlo ancora in futuro e per tutte le tappe che poi, probabilmente, dopo se ne parlerà anche, continuerà a portare avanti questa bellezza vera e propria. Grazie. Per voi ancora un po' di musica, un brano di Goodbye Speak Over. Lost in the spark.
Vorrei approfittare della ghiotta occasione di avere alcuni esponenti del progetto Ritiro per sentire dalla viva voce degli artisti, di un paio di artisti, com'è stata questa esperienza. Mi tocca, non ero preparata neanch'io, non ero preparata, però sono comunque così felice di essere qui e di avere visto questo mondo che si è aperto oltre i nostri sogni, che mi ha davvero emozionata e commossa. Vi dico qualcosa rispetto a Crema. Io sono un'artista di Crema, amica di Maria Lisa da tanti anni, e ribadisco quello che ha detto Silvia. Maria Lisa ogni tanto ci fa il tantam e chiama noi artisti, e siamo in tanti a Crema nel Cremasco, e ci raduna in progetti che non sto a narrare, a descrivere, comunque che vedono sempre proprio il coinvolgimento, l'essere insieme. Questo discorso della tribù, che è un bel termine molto adatto a quello che lei da sempre tenta di fare. Non è facile, non è facile radunare gli artisti. Posso dirvi quello che ho vissuto io. Eravamo in pieno lockdown, ero nel mio laboratorio, io sono scultrice e ceramista soprattutto, e stavo anche piacevolmente isolata nel fare il mio lavoro, e ricevo una mail da Maria Lisa con questa idea. Questa idea è stata potente, forte, e ho pensato che bello avere l'immagine degli artisti che nei loro laboratori, nei loro studi, in questo momento sono tutti soli a lavorare, sentire questa energia che ci unisce. E allora ho pensato, come un fiume carsico, scorriamo tutti sotto, e per riprendere un po' un discorso naturalistico, ho pensato degli zampilli. Come zampilli siamo emersi ognuno nel proprio luogo, sentendo però l'energia che circolava. E Maria Lisa poi ogni tanto ci mandava una mail, un WhatsApp, ci aggiornava, ha aderito questa persona, guarda, adesso siamo in 10, adesso siamo in 20, e pian piano questo circuito si è allargato, e addirittura è diventato questo progetto che per me era inimmaginabile. E quindi ringrazio le persone che hanno dato tutta questa disponibilità e sapienza nell'organizzare questo che diventerà un viaggio che ci porterà in tappe attraverso l'Italia. E poi mi ha fatto piacere perché sono arrivati artisti anche da oltre l'Italia, con gioia, con felicità. Io ho il contatto con 3 artisti di Madrid che sono presenti. La gioia di queste persone di poter essere in questo progetto è stata davvero inenarrabile. Quindi, che dirvi altro? Noi a Crema siamo in tanti, e siamo anche in tanti presenti, vero Maria Lisa, in questo progetto? E anche più di 30. Ed è stato grazie proprio a questo ritiro che è diventato un progetto comune. Le persone non hanno potuto essere qui perché ovviamente non è così dietro l'angolo, però so che sono qui presenti con l'anima e con la mente e col desiderio. Questo è quanto vi posso raccontare io, e anche la mia esperienza e il mio vissuto. Grazie. Grazie Anna Menardi. Ricordiamo che è già stata stabilita la seconda tappa del progetto Ritiro, sarà ospitato dall'amministrazione comunale di Crema in un bellissimo palazzo del centro storico, quindi ricambieremo la visita noi varesini e verremo a Crema. Caro maestro Marra, eccoci, ti tocca tutto, non era preparato, ma benvenuto. Grazie della numerosa presenza. Cosa dire di questo progetto? È un grande progetto perché aggrega forze artistiche, e nella forza artistica c'è la forza poetica di ognuno di noi. La grande importanza è che questo grande umore di poesia che c'è dentro in ogni situazione artistica, specie in questa situazione, io ho avuto questa forza poetica, l'ho avuto da lui, questo grande amico che mi è sulla destra, che è un uomo di grande energia, di grande volontà, volontà positiva d'altra parte, perché aggregare degli uomini, delle persone, creare un'idea dell'arte che diventa poi poesia della vita, poesia della speranza, poesia che poi ci fa vivere, no?
nella solitudine ci dà tanta forza. Poi dai miei 50 anni di esperienze, fatte sempre aggregandomi con altre gente, ho vissuto una grande fortuna, mi sono arricchito anche guardando gli altri. E la vita sicuramente, la vita che uno trascorre nella propria solitudine, perché il nostro studio è sempre una grande solitudine, ma c'è anche una grande presenza, che sono i nostri lavori. No? Mi diceva uno dei più grandi scultori italiani, che era Alichi Cavalieri, che spesso veniva dalle nostre parti, che aveva dei contratti con delle aziende brianzole, e spesso veniva con Bai a Vissone, e veniva a trovarci, a me e all'altro amico Mario Dore, l'altro maestro, e ci diceva sempre: ricordatevi questo, che voi, lo studio è la vostra libertà, lo spazio è la vostra libertà creativa, voi potete viaggiare tutto il mondo con la fantasia e con l'arte. Aveva ragione. L'arte ci salverà sempre, perché l'arte è una grande esperienza di poesia, e oggi noi respireremo sicuramente una grande poesia, che è quella dell'arte. Grazie. Grazie Max Marra. E ancora una piccola annotazione per dire che in questo progetto c'è stata anche l'occasione per due associazioni che hanno collaborato: il Nodo dei Desideri, l'associazione presieduta da Maria Elisa Leone a Crema, e l'associazione Beautiful Varese, che realizza il programma culturale al Battistero di Velate. Anche qui un dialogo a distanza. Mi piacerebbe sapere se c'è qualche altra opinione in sala, Maestro Galli, Maestro Silvestro, Fiorenzo, Paolo Renaldin, io, perdonatemi, ma i nomi li ho conosciuti tutti questa mattina praticamente. Se c'è qualche anche domanda che viene dal pubblico, se c'è qualcuno che ha una curiosità che può essere soddisfatta, vediamo un po' se qualcuno interviene al di là della timidezza. No? Nessuno? Giorgio Piccaia sarà un artista che verrà ospitato al Battistero di Velate in chiusura di questo anno, ripescando e riprogrammando in maniera assolutamente onorevole l'ex progetto Arte e Scienza, che è stato sdoppiato in due anni. Giorgio Piccaia, artista novarese, è presente tra l'altro nell'altra tribù di Arte in Studio, perché qui i progetti crescono come i funghi, non ci fermiamo mai. Giorgio, cosa te pare da artista che non sei coinvolto nel progetto? Ti passo il microfono al volo. Sto qui, tanto io urlo. Buongiorno a tutti, mi fa piacere vedere tanta gente, che vuol dire che c'è la voglia di uscire, di partecipare, di seguire dei progetti importanti come questi organizzati da voi. Vi faccio i complimenti, perché la tribù ha un senso ben preciso. E col coronavirus penso che l'uomo si è accorto che questo sistema, che la voglia di stare insieme è più forte di tutto quanto. Di solito l'artista è molto isolato, nel senso che io, come diceva prima il signore, lo studio è il nostro cuore, il nostro fulcro. E io, quando ho delle persone che vengono in studio, mi danno quasi fastidio. Però l'esigenza di stare insieme è fondamentale per crescere, per confrontarsi, per parlare. Finora gli artisti non è più come una volta, come gli artisti si trovavano, dialogavano, parlavano. C'è stato un periodo prima del coronavirus dove gli artisti erano molto più isolati, individualisti, dove uno si vedeva in cagnesco con l'altro, c'era una serie di invidia. Quindi questo progetto organizzato da voi mi fa molto piacere, e penso che sia anche molto stimolante per chi partecipa. Mi spiace di non essere con voi, però magari... No, ma il ritiro non ha chiuso, è in apertura. Grazie. Comunque, niente, ringrazio anche Carla Tocchetti, che è una vulcano che non si è fermata davanti a niente. C'è il dottor Giuseppe Terziroli, presidente dell'associazione Percorsi
prospettive culturali per Varese. Vieni Pino, vieni qua. Innanzitutto porto il saluto anche dell'associazione, mi complimento con tutti gli ospiti che sono venuti da lontano, mi complimento con Carla e voglio dire che Carla, citando la sua associazione, ha troncato a metà la parte finale della terminologia dell'associazione, perché Beautiful Varese è International Association, quindi vuol dire che si è compiuto questa mattina il collegamento di carattere internazionale. Grazie! Grazie Pino di averlo sottolineato, anche perché abbiamo qui in sala una persona che arriva da Los Angeles, California, Pietro Torrisi, che è qui per visitare il progetto Ritiro anche, ma insomma, quindi applausi anche a questo fatto situazione. Mi sono dimenticato di ringraziare tutti gli artisti, cioè non potevano prendere voce i presenti e anche gli assenti presenti, no? Perché ho avuto tutta una serie di messaggi e quindi porto a voi tutti i loro saluti, perché sono stati evidentemente dalla Sicilia, diventa un po' difficile, la Calabria lo stesso, la Val d'Aosta lo stesso, le Marche, e quindi mi sembrava giusto spendere proprio questa parola per veramente ringraziare tutti questi straordinari ragazzi e ragazze che hanno contribuito in questo progetto che io ritengo un caposaldo di un viaggio prossimo, di un'apertura, di un viaggio, perché solo viaggiando si possono incontrare cose anche ignote, perché se stai seduto puoi riflettere, però se cammini puoi incontrare degli usci aperti e personalmente io entro senza sapere cosa incontrerò, ma il fascino dell'ignoto è straordinario. E vorrei passare la parola. Ci dite qualcosa rispetto a come queste opere si sono mosse in Italia e dopo? Sì, certo. È stato il viaggio fisico, perché hanno viaggiato le opere e sono arrivate ai nostri indirizzi. Però siamo anche andati a volte a prenderle personalmente, perdendoci, evviva! Perché il viaggio nel viaggio è ancora più interessante. Comunque, sì, abbiamo fatto lavorare le poste assai. E quindi era bello questo arrivo, l'attesa, poi lasciar decantare, perché lasciavamo anche decantare per qualche giorno, e poi l'apertura, e poi insomma tutti questi, l'apertura dei parchi, questi mondi che si avvicinavano a noi e che ci portavano lontano. Quindi questa metafora del ciò che allontana avvicina continuava a parlare, a suggerirci, no, delle nuove riflessioni. Non ho detto tantissime cose, però una la vorrei dire, perché vari artisti all'invito primo che io ho avanzato si sono fatti trovare un po' intimoriti. Non è il momento, non sentiamo la possibilità di esprimerci, siamo un po' sbalorditi, siamo impauriti, no, preferisco di no. E questo mi ha fatto pensare, cioè io vi ho fatto un invito, ma forse ho sbagliato qualcosa, oppure non è il momento. Però io ho lasciato decantare, così come i pacchi, no? Quando arrivavano stavano qualche giorno, e poi improvvisamente si è acceso tutto. Cioè, proprio quegli zampilli di cui parlava Anna. Dal silenzio, tic tic, sto provando, forse mi arriva, grazie, perché questo mi sblocca, sto facendo, sì, ce la facciamo, grazie perché questo ci aiuta a superare la difficoltà. E quindi ringrazio gli artisti doppiamente, perché non è stata una cosa facile, non lo è assolutamente. E quindi bravi, bravi e bravi. Evviva! Volevo aggiungere
sì, sì. Eh sì, è questo mistero, no? Che si accompagna, cioè, misterioso, sì, un grande mistero. No, volevo così fare un ultimo inciso. Forse avete trovato una busta bianca, ecco. È un omaggio, no? È un divertissement che solitamente faccio perché mi occupo anche di scrittura, no? E allora quando presento le mie varie cose, libri, primi, eccetera, eccetera, mi sono inventato questa cosa, ovvero sia usare un contenitore che dovrebbe contenere alimenti, ok? E io ho questa prerogativa nell'arte di lavorare con la carta, che la spello, gli do dei pugni, mi stringo, poi mi apro, la faccio cantare, volare. E quindi ho inserito le due poesie in modalità cotoletta, quindi è una cotoletta che però nutre l'anima. E sono tutte piagate, ma questo è un concetto che io vado rincorrendo da sempre, anche sia nella letteratura che nell'arte, è la partecipazione attiva del fruitore. Poi qualcuno può anche prendere e dare fuoco al cammino stasera, però il fatto di svellarla è anche una sorta di entrare nel sistema, no? Nell'atto, è una performance di una performance. Leggere, uno può anche non leggere, bruciarla, se uno ha piacere di leggere. No, ho fatto questa notte questo lavoro, l'ho preparato, stampato su 80 grammi, abbiamo fatto le cotolette, no? E quindi dico, adesso è ora del brindisi, poi abbiamo fame, ci sono anche delle cotolette però che nutrono l'anima. Io e l'Adriana, sì, certo, ringrazio l'Adriana che questa notte abbiamo fatto col pesta carne. Viva, viva, viva. Ecco, allora tappiamo di qua la bottiglia perché di là è partito un tappo qualcosa. Troppa energia in questa sala. Posso dire qualcosa? Teresi Cacciatore, qui avanti sentiamo il parere di un artista del ritiro. Buonasera, buongiorno a tutti. Allora, io vorrei ringraziare Marielisa, Giovanni, e gli amici, tutti quelli che hanno collaborato con questo bellissimo progetto. Mi collego al discorso che ha fatto Marielisa quando ha detto che come ci si e come gli artisti, come credo un po' tutti, ci siamo bloccati durante questo lungo periodo di isolamento. Io personalmente mi sono ritrovata molto nelle parole di Marielisa, perché vabbè, io lavoro in ospedale, sono ostetrica e non ho avuto il tempo di pensare assolutamente a quello che stava accadendo. Sì, ci pensavo, ma non riuscivo assolutamente a esprimere quello che avevo dentro, ero proprio bloccata. E pur lavorando con la vita, con la nascita, con la luce, io non riuscivo a farlo. Poi stava arrivando la primavera e questa molla che è partita da parte loro per questo bellissimo progetto è stata proprio una molla, una spinta che mi ha portata a dire qualcosa, quello che stavo sentendo, che era celato dentro, sommerso, paralizzato. Quindi vi ringrazio, sono commossa. È arrivata un'altra artista in diretta, Silvia Capiluppi. Bisogna anche dire che la particolarità del lavoro che ha fatto Teresa è stato un duetto con la sorella, artista visiva, mentre Teresa è poetessa. Quindi è stato, posso dirlo, l'ennesima trasgressione di questi artisti, perché posti davanti a un input molto preciso, dovete fare un'opera su carta di 30x30, c'è chi l'ha fatta più alta, più bassa, più spessa. Se devono essere due, no, ne facciamo tre, ne facciamo sei.
e magari non si apre, non sono due fogli, insomma, devo dire che dato un input l'artista trasgredisce sempre, e quindi è anche un po' la gioia di vedere che la bellezza scaturisce dall'insolito, dall'insolito guidato dall'intelligenza e dal cuore. Silvia Capiluppi, mi spiace ma ti tocca dire veramente un saluto alla platea e ai nostri curatori e critici. Grazie. Grazie e innanzitutto a voi, perché io sono felicissima di essere qua oggi. Chiedo scusa di essere arrivata così all'ultimo. E grazie Maria Elisa. Io faccio parte di quelli che si sono allargati. Il messaggio da dare, da condividere, quello che è arrivato in WhatsApp, potresti condividere. Che, cioè quello che ho scritto del Battistero. Che hai scritto ieri, sì. Sì, che lo sai che non mi ricordo in questo momento, cioè talmente tanto qua. Per me è stata un'esperienza incredibile partecipare al ritiro, perché Maria Elisa me l'ha detto prestissimo. Io fino all'ultimo non sono riuscita a fare assolutamente nulla, non riuscivo a prendere in mano una matita, non riuscivo a disegnare, non riuscivo a fare niente, e lei è stata estremamente carina, attenta e ha atteso, e per me è stata veramente un'occasione di grande trasformazione, perché mi ero proprio chiusa e poi ho provato ad aprirmi, a quel punto ho aperto le finestre, ho aperto tutto, e grazie, e grazie anche a Giovanni per tutto questo e a Carla, e un abbraccio grande. Volevo solo dire che abbiamo pensato di chiudere questo intervento bellissimo e questa bellissima iniziativa con un brano che si chiama The Nearness of You, che significa averti vicino, la vicinanza di te. E abbiamo pensato che, visto che questo è l'evento che apre, che chiude un periodo e ne apre un altro, un periodo tra l'altro in cui non siamo stati vicini per niente, e questo in cui entriamo, in cui dovremmo stare vicini in modo un po' diverso, con più attenzione. Evidentemente gli autori di questo brano magari non pensavano a questo tipo di significato, però insomma la vicinanza è sempre qualcosa di importante. The Nearness of You. Not the pale moon that excites me, that thrills and delights me. Oh no, it's just the nearness of you.
sensation. Oh no, 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 it's just the nearness of you. Thank you.
grazie a tutti. Fino a tutti. Valentina Gramazio e Saverio Zini. Grazie, grazie mille per l'attenzione. Ecco, grazie ancora di essere venuti, grazie davvero. Grazie a tutti. Basta la vota tua da pagare, o che sa ausenza tua me causa. E se che vuoi soffrire, a te una desventura scrivere, e spera di vivere al lato teu, por toda mia vita. Io so che ti amerò, per tutta la mia vita ti amerò, ed ogni lontananza ti amerò, ed ogni senza una speranza io so che ti amerò, ed ogni mio pensiero è per dirti che io so che ti amerò. Per tutta la mia vita io so che piangerò, ad ogni nuova assenza piangerò, ma il tuo ritorno mi ripagherà del male che l'assenza mi farà. Io so che soffrirò la pena senza fine che mi dà il desiderio d'essere con te per tutta la mia vita, per tutta la mia vita.